Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Globus Radio Station, buonasera da Armando Garufi, sport e non solo, stasera connubio Italia-Germania, lo facciamo con un vecchissimo amico, nonché collega speaker radiofonico in diverse radio, Antonio Lombardo, che io veramente ringrazio di cuore per essere intervenuto. Ciao Antonio. Ciao Armando, un caro saluto alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori di Globus Radio Station, chiaramente un salutone, un abbraccio per adesso virtuale perché insomma siamo divisi da due microfoni. A te Armando, vecchio amico di scorribande radiofoniche della nostra, ahimè, ormai passata gioventù. Passata gioventù, che fu. Qualcuno ci chiederà, ma che c'entra Antonio Lombardo con lo sport? C'entra. Dovete sapere che l'amico Antonio Lombardo da diversi anni lavora in Germania, è un ottimo chef, un ottimo cuoco, e diciamo che essendo anche un cultore dello sport in generale, possiamo fare una comparazione non solo tra il calcio tedesco e quello italiano, ma anche per quanto concerne altri sport. Ma di questo ne parleremo dopo. Intanto cominciamo a conoscere il personaggio Antonio Lombardo, perché ce n'è veramente tanto da dire. Cominciamo dagli albori, quando cominciamo la nostra esperienza radiofonica, vuoi dire anche l'anno? E vabbè, te lo concedo Antonio. Beh, praticamente iniziò negli anni 70, lì dove anche la maggior parte delle allora radio private catanesi iniziarono i loro primi passi sull'etere radiofonica. E iniziamo entrambi a Radio Catania 1, che ebbe purtroppo vita breve per diversi motivi che non siamo qui ad elencare. Personalmente continuai con la primissima Radio Sole, poi passai a Radio Catania International, dove sostituì per una estate il mitico Dimitri con un quiz, con un programma quiz. Dopodiché passai brevemente a Nuova Radio Sud, quindi a Radio Etnea, dove ci ritrovammo. Radio Etnea. E per poi, almeno io personalmente, terminare la mia excursion radiofonica a Studio 99, dove siamo rimasti un po' di anni.
Sì, un po' di anni. Sì, sì, no, no, fino all'85. Penso, esattamente, penso, quindi diciamo che abbiamo fatto un nostro percorso radiofonico insieme. Poi, naturalmente, la tua attività, la tua passione anche per la cucina, ti ha portato distante in Germania. Da quanti anni sei in Germania esattamente? Io passai il... Ti faccio una piccola battuta. Spesso e volentieri mi chiedono in Germania, ma come sei arrivato in Germania? E io gli rispondo, ma con l'auto. Cioè sono arrivato, certo. passando la frontiera. Passando la frontiera. E passai la frontiera nell'ottobre, il 30 o 31 ottobre, adesso non voglio essere proprio fiscale, del 1986. Quindi sono passati, circa 28 anni, anche se tra il giugno del 2010 e il settembre del 2011 mi prese la saudade, come direbbe un brasiliano al posto mio, e feci un breve, purtroppo anche molto sfortunato, ritorno in Italia. Però non in Sicilia, se non sbaglio. Tentai anche in Sicilia, in Toscana sei stato. Tentai in Sicilia di trovare qualcosa, ma senza esito. Fui a Pisa e terminai poi negli ultimi 6 mesi a Trento. Con poca fortuna. Con pochissima fortuna. E, grazie a Dio scoprì che mi trovavo sul sentiero sbagliato, feci il ritorno in Germania, mi andrò subito bene. E quindi... Dove vivi esattamente in Germania? Dunque mi sono trasferito nuovamente perché per lavoro purtroppo siamo costretti noi cuochi a cambiare spesso posto e nonché città dove lavoriamo. Mi trovo attualmente a Heidenheim an der Brenz, che si trova idealmente al centro tra Monaco e Stoccarda e fra Aalen al nord e Ulm a sud. Che ti devo dire, una cittadina senza grosse pretese, come riferimento storico posso dire che fu la cittadina che diede i natali al feldmaresciallo Erwin Rommel. Rommel. Qui ci vorrebbe uno sbattere di tacchi, però non avendoli. E diciamo che siamo in clima un po' diverso rispetto a loro. Poi peraltro... Praticamente in piena Schwabenland, ovvero sia nella terra degli svevi, che come tu ben mi insegni, essendo stato anche professore di lettere o di storia addirittura, gli svevi, facendo capo a Federico di Svevia, furono certo. Anche qui in Sicilia e ne hanno lasciato... nei caratteri somatici e diciamo che qualche carattere somatico di parecchi siciliani l'hanno lasciato, ecco, soprattutto il biondo, nelle zone interne esatto, il biondo, gli occhi cerulei esatto. Magari il rosso lo lasciavano i normanni, comunque ne vediamo ancora oggi non solamente le vestigia architettoniche ma anche lo incontriamo nelle nostre conterranee. Ci vuoi un po' ricordare, visto che noi vogliamo oggi conoscerti a 360 gradi, poi naturalmente entreremo nell'aspetto sportivo, ma ci vuoi ricordare soprattutto che tipi di programmi tu facevi nelle radio in cui hai trasmesso qui a Catania? Diciamo che i miei ispiratori furono Arbor e Boncompagni, anche perché io sono, per dirlo alla catanese, sono un tipo liscio. E quindi solamente passare musica e dare qualche accenno sull'autore o parlare del più del meglio e del più del meno non lo trovavo piuttosto poco interessante. E quindi mi creavo sempre dei personaggi un po' particolari, che facevo degli sketch cambiando la voce, molto lavorando chiaramente in sala di registrazione, perché chiaramente lavorando, essendo io medesimo che cambiavo la voce eccetera, avevo bisogno chiaramente... Tu avevi un'ottima voce pubblicitaria da stacchetti musicali, sì, e io ricordo ancora che tu hai fatto lo stacchetto musicale di una mia sigla,
di un programma di richieste. Mm-hmm. How much? Com'era? Com'era? Much more music. Sempre più musica, much more music. Me lo ricordo benissimo, questo fu a Radio Etnea. Radio Etnea, esatto. Ti ricordi? Sì, esatto. Stiamo parlando dei primissimi degli anni 80, no, fine 70. Ma non tanto, io arrivai nel 79, sì, sì. Esatto. Senti, tu facevi diversi personaggi. Sì. Uno in modo particolare che a me piaceva tantissimo e che era il personaggio, non lo vogliamo dire, invece vorrei che tu ce lo facessi ascoltare, quindi pregherei la regia di mandare una musica consona. From Arkansas to Tennessee, with some drugs and whiskey, sitting below a maple tree. From coast to coast on the Route 66, by the Eagle to the bottom, swimming through the Colorado Canyon. You should listen to Globus Radio Station. fantastico. Questo era il vecchietto del West, quello che si vede in tanti film dei bianco e nero, soprattutto, sì. Pure quei film di Morricone, dove c'è sempre questo vecchietto che si intrufola. Molte volte questi vecchietti erano, come si dice, specie di becchini, quelli che ti prendevano le misure per vedere, esatto. che bara creare. Questo è un personaggio veramente simpaticissimo, ma so che ne hai fatti anche tantissimi. Hai fatto anche un'imitazione del Papa ogni tanto. Vabbè, adesso non vogliamo essere perdere, perché... però hai fatto tantissime imitazioni. Senti Antonio, a te naturalmente è rimasta la passione della musica. Sì. Allora, proprio perché tu sei un ex speaker, e poi nella prossima parte noi parleremo di sport, ma è proprio perché tu sei nostro ospite, sei un vecchio speaker radiofonico, io vorrei darti il piacere di presentare il primo brano di oggi. È un brano che so a te piace tantissimo. Mi ricorda soprattutto nel 2004 quando andai a gustare, diciamolo, dal vivo nel Hockenheim Ring il concerto degli Rolling Stones, i cui sparring partner erano gli AC/DC con TNT. Beh, è il caso di dire che stare davanti a un microfono è un poco come andare in bicicletta, una volta che si impara non si dimentica più. Il vecchio stampo dello speaker radiofonico di qualche anno fa, Antonio, non l'hai proprio perso, visto che anche l'entrata è stata perfetta, quindi ti è rimasto anche l'orecchio. Non so, magari lo riascolterò va bene. Registrato quando sarà. Comunque, devo aggiungere che gli AC/DC sono uno dei pochissimi gruppi metal che terminano ogni loro brano in maniera decisiva, sì. Con tanto di crescendo di batteria, come drums, abbiamo avuto modo chitarra, di sentire, eccetera. Esattamente. E noi invece adesso entriamo proprio nel vivo dello sport. Tu mi hai detto che vivi, non è irripetibile quel nome di città, me lo puoi dire tu? Heidenheim an der Brenz. Va bene, quello che hai detto tu, che è tra Stoccarda e Monaco. Allora, Stoccarda, diciamo che ha tradizioni calcistiche un po' relative, insomma, soprattutto a livello europeo, però abbiamo un Monaco, col Bayern Monaco, che negli ultimi 4 anni ha giocato 3 finali, vincendone una, perdendone 2. Oltretutto il calcio in Germania sta attraversando un momento molto felice. Nel 2013 ci ricordiamo appunto la finale di Champions League tra Bayern Monaco e Dortmund, Borussia Dortmund. Esattamente. Calcio che non sta vivendo, diciamo, il campionato italiano, visto e considerato che già da tanto tempo, io mi ricordo bellissime sfide tra Milan e Inter, anche a livello europeo, la Juventus, insomma, il calcio italiano diceva qualcosa. Negli ultimi anni è molto calato il livello del calcio italiano, tanto che in questo momento ci sono 2 squadre che hanno quasi ammazzato il campionato, vedi Juventus, vedi Roma al secondo posto, le altre stentano, il famoso derby
di San Siro, quello tra Milan e Inter, è praticamente stato sostituito, diciamo, dalle due squadre genovesi, dal Genoa della Sampdoria, che sono sicuramente meglio in classifica. Ecco, tu intanto cosa pensi del calcio tedesco? Il calcio tedesco con l'ultimo exploit, cioè con la vittoria del campionato mondiale, l'ultima la passata estate, è semplicemente una conseguenza degli ultimi 12 anni dove ha giocato a livello mondiale, sempre arrivando nelle competizioni mondiali appunto tra le prime quattro, ma è stata quarta o seconda o terza, e l'ultima volta è arrivata finalmente a issare la Coppa di campione del mondo. Questo è chiaramente soprattutto un merito a una politica che viene gestita nell'ottica del domani, ovvero sia allevando, facendo giocare, scegliendo quei giovani che potrebbero essere e che il più delle volte arrivano a giocare a livelli mondiali. Penso che Götze, quello che segnò il gol partita nella finale contro l'Argentina, abbia cominciato e sia stato uno dei primi allievi portati poi in prima squadra, e che ha dato chiaramente i risultati che chiaramente ogni sportivo tedesco o che ogni squadra tedesca che si impegna nei propri vivai, un risultato che tutti abbiamo visto ha portato e contribuisce a portare, a tenere non solamente la nazionale tedesca ma anche le diverse squadre a essere sempre molto temibili e concorrenziali a livelli europei e quindi anche mondiali. Ma non per fare un discorso politico, perché non vogliamo fare un discorso politico, ma non pensi che anche la situazione politica che abbiamo a livello europeo, dove ricordo la fase Deutsche Uber Alles, la Germania un po' su tutti sta cercando di dominare quelli che sono i mercati, e che quindi l'Italia, che è un paese che è un po' dipendente, diciamo, dall'andamento tedesco, la crisi che l'Italia sta vivendo, lo stato attuale, si possa ripercuotere anche sullo sport? Ma è chiaro, perché quando l'economia latita è chiaro che nel resto, come anche lo sport, che vive non solamente degli introiti delle pubblicità o della pubblicità televisiva, o degli abbonamenti, diciamo, dei fans, ma vive anche di sovvenzioni politiche. È chiaro che stabilendo il calcio italiano, o diciamo lo sport in toto italiano, un momento in cui deve stringere molto forte la cinghia. Anche perché probabilmente questo discorso, oltretutto, di partite che vengono giocate in più giornate, per accontentare quelli che sono appunto i vari sponsor, oppure tutti questi network che continuano a trasmettere partite nell'arco di tutta la settimana, possa creare qualche problematica in questo senso. Non so se in Germania avviene lo stesso. Ma guarda, in Italia sì, in Germania non lo so. In Germania, come in Inghilterra, c'è questo modello inglese di giocare più di una volta alla settimana, ovvero sia partite tra il venerdì, il sabato e la domenica, e addirittura anche il martedì e il mercoledì, soprattutto perché in Germania hanno tuttora la pausa invernale, che dura da metà dicembre fino alla fine di gennaio, o metà febbraio. Vabbè, stanno facendo una cosa simile in Serie B. Il campionato di Serie B è finito con la partita di domenica, adesso riprende il 17 gennaio, quindi stanno facendo una pausa che non era mai avvenuta nell'arco. Comunque di per quest'anno. Me il problema soprattutto sta nella mancanza di questa politica che dia più spazio ai vivai. Io mi ricordo nel 2011 che feci una breve stagione a Trento, ricordo che in estate vennero a cenare da noi in ristorante gli allievi del Bayern Monaco. Alcuni di loro erano di pelle scura, totalmente già integrati, probabilmente anche con la cittadinanza tedesca.
quindi questo sistema di integrazione che c'è in Germania anche a livello sportivo, devo dire che è da ammirare. Vedi i vari Khedira, certo. Özil, eccetera, eccetera. Sì, certo. Beh, erano... hanno preso la nazionale tedesca, giocano con onore e con tanta capacità. Sono tedeschi a tutti gli effetti. Sono tedeschi a tutti gli effetti. Però portano quel non so che, quel qualcosa in più che magari manca a un giocatore tedesco. Allora diciamola, diciamo che la differenza tra i vari sport è che magari una squadra di carattere mediterraneo, come può essere la Spagna, come può essere l'Italia, riesce sempre, che sono praticamente squadre latine, europee latine, allora c'è sempre quel giocatore di estro, di ingegno, che riesce a farti quella giocata che ti risolve una partita. Mentre le squadre anglosassone, o appunto germaniche, o scandinave, giocano un po' più sulla capacità, giocano più sul valore atletico, sulla potenza, e spesso solamente il genio riesce a superare queste qualità che purtroppo noi italiani non abbiamo mai avuto. Ma non pensi, Antonio, che sia anche colpa del fatto che qui in Italia si dà troppo valore ai giocatori stranieri? In che senso? Ci sono squadre, io mi ricordo l'Inter che negli anni scorsi era per 10 o per 11 undicesimi straniera, ossia non c'era neanche un giocatore italiano. E questo naturalmente anche le conseguenze che poi piange la nazionale. Dava chiaramente credito al suo nome, che è appunto internazionale. Internazionale, sì. Però ma non è solo il caso, non è chiaramente, ripeto, è una questione di mancanza di politica di sovvenzione dei vivai. E sono sicuro che ci sono tantissimi talenti non conosciuti, che giochicchiano nelle squadre, o cercano di farsi luce nelle squadre di minor categoria, e qui purtroppo vengono preferiti questi nomi altisonanti, perché non si ha la capacità o la pazienza di un lavoro che punti al futuro, cioè si tenta di vincere subito, di vincere quanto più è possibile, senza pensare che dei campioni levati in casa non solamente non ti costano molto meno di uno straniero preso da chissà quale altro, certo, dal Real Madrid, per esempio. Però è un investimento chiaramente anche per il futuro, perché ci sono certamente delle squadre anche italiane che hanno un budget minore di squadroni come Milan o come Juventus o come la stessa Roma, che preferiscono intercambiare e vendere i propri gioielli per poter mantenersi con l'acquisto di altri giocatori di minor livello qualitativo, però di un buon rendimento, per mantenersi nella zona media della classifica. Quindi non c'è questa corsa a dover per forza emergere che c'è qui in Italia, dove i grossi club cercano di fare acquisti che poi in fondo si dimostrano dei bluff. Guarda, Milan e Inter non è che sono attualmente, ma così anche l'anno scorso, in una posizione di classifica tanto interessante. In Germania trovi anche dei giocatori stranieri da qualsiasi parte del mondo, anche Argentina, dal Sud America, dal Brasile, ritrovi anche dall'Italia, c'è Ciro Immobile che gioca nel Borussia Dortmund, anche se diciamo fino adesso non ha rispettato le aspettative del club. Però ripeto, questa politica che purtroppo da noi manca, quella di supportare i vivai, di prendere dai vivai i giocatori e portarli a poco in prima squadra e integrare nel gioco della squadra, da noi manca. E finché non si supererà questo scoglio, dovremo affidarci ai colpi di genio dei vari Pirlo o di coloro che lo seguiranno.
Questo sicuramente. Ma tu pensi, ecco, io vorrei allargare maggiormente il discorso, non occupandomi solo di calcio, ma allargando anche ad altri sport, soprattutto all'atletica leggera, perché vediamo sempre ottimi risultati da parte della Germania alle Olimpiadi, nei vari campionati europei, mondiali. Sicuramente supportata, sicuramente avvantaggiata dalla famosa caduta del muro di Berlino e con l'unificazione della Germania Ovest e della DDR, la Germania Est, perché io mi ricordo che allora quando c'erano le due Germanie, occidentale e orientale, mi ricordo che anche tra la DDR c'erano dei grandissimi campioni. Sì, ma erano tutti dopati, quindi all'epoca, quando ancora esisteva la Germania orientale o ancora la cortina di ferro non era caduta, i controlli antidoping non erano così precisi o così profondi. Quindi tu pensi come oggi? Insomma, ma sì, c'erano delle va bene delle, che noi vedevamo delle atlete tedesche che sembravano dei masculazzi, detto la catanese. Insomma, no, che tutto avevano tranne che un'apparenza femminile. Sì. Io ricordo quello che appunto riferendo a quello che hai detto tu, l'unificazione delle due Germanie, quando nel 1990 la Germania vinse per la prima volta unificata come nazionale di calcio, vinse i mondiali in Italia, intervistato poco dopo Beckenbauer disse: beh, adesso che le due Germanie sono unificate saranno augelli amari per tutti. Questa è la solita, diciamo, spocchia alemana, tipicamente alemanna. Però chiaramente non aveva tutti i torti, perché non è che con questo che ricevette, diciamo, sangue fresco, tra virgolette, dagli atleti della Germania della Germania Est. Solo che, ripeto, e mi ripeterò durante tutta la trasmissione, questa politica degli allievi delle squadre minori porta anche nell'atletica a questi risultati, perché lo Stato impiega o investe chiaramente molti più soldi, non tocchiamo questo tasto, nelle attività sportive. Sì. Perché quando tu vedi, non so, un qualsiasi medagliere olimpionico, la Germania fa sempre un'ottima figura. E avere successo nello sport e a livello mondiale, di contatti economici, di contatti diplomatici, di contatti politici con le altre nazioni, è un fiore all'occhiello, perché ti dimostra che sei una nazione moderna, una nazione che spende i soldi dei contribuenti anche per lo sport. E mens sano in corpore sano sarà forse il dogma dei nostri antenati, però c'è chi, come i barbari di una volta, che lo mette al 100% al servizio della comunità. E questo qua senz'altro. Io ho scoperto che tu, oltre a essere un ottimo ex speaker, un ottimo cuoco, sei diventato anche un ottimo ballerino. Ballerino di, ce lo vuoi dire tu? Di salsa, tanto per restare in tema di cucina. Un salsero. Sì, io dico ogni volta quando vado a ballare che ho l'opportunità, ballando, di far felici tante donne. Perché, questo senz'altro. Sì, perché soprattutto nella salsa c'è sempre una carenza di uomini. Non solo nella salsa, guarda. Che sappiano ballare. E che sappiano anche condurre, perché in tutti i balli che conosciamo, soprattutto quelli sudamericani, è l'uomo che conduce e la donna deve seguire, come l'altronde nella vita di ogni giorno. Appunto. Allora, ci vuoi presentare tu anche il prossimo brano? Questo è uno dei brani molto freschi della salsa moderna, viene da Cuba, Yo Vengo de Cuba. Sacala. Io vengo da Cuba, mentre Antonio Lombardo viene dalla Germania, sebbene catanese. Paragone non regge comunque. Non regge. Antonio, senti, ci eravamo addentrati un po' sul discorso sportivo e tu hai detto una cosa
molto, molto giusta il fatto che io penso che anche il governo tedesco aiuti tantissimo lo sport, sì. Cosa che in Italia purtroppo si è arrivati invece ai tagli sia alla cultura che allo sport, e quindi naturalmente tutti i nodi vengono al pettine, ecco la conseguenza. Anzi, dobbiamo dire che ci sono tante società, ci sono tanti anche sportivi che facendo grossissimi sacrifici continuano ad andare avanti e lo fanno veramente in maniera egregia. Ci dispiace per esempio Catania di tradizione come l'Amatori, che è stato costretto a retrocedere perché non aveva più la possibilità di andare avanti. Non so, la mitica Paoletti. Non parliamo del Catania, che non so che cosa sta succedendo, non ci vorrei neanche entrare. Poniamo un velo pietoso, però giustamente il tipo di politica di sovvenzione dello sport, così come la cultura, è estremamente importante, Certo. Anche perché fino a un certo punto queste società possono autofinanziarsi, perché il preparatore oggi non lo sport non è più come una volta. Corri, vai, quando arrivi ti misuro il polso e se va bene continui ancora a correre. Oggi c'è la preparazione atletica, c'è il dietologo, c'è il massaggiatore, insomma, anche perché tutto uno staff, i livelli si sono alzati. Chiaro, tutto uno staff, e chiaramente ha bisogno anche di essere pagato. Antonio, tu per quale squadra tedesca, se c'è una squadra tedesca per cui tifi? Ma guarda, oggigiorno c'è il Bayern Monaco, che praticamente è quello che è accentrato la Juventus sì, tedesca, ma molto diciamo. Di più è accentrato, prende perché se li può permettere, li può pagare, non solamente il miglior tutt'oggi allenatore del mondo Guardiola, ma anche dei giocatori che anche quest'anno lo stanno aiutando a tenersi ai massimi livelli, come Lewandowski e il Götze dal Borussia Dortmund. E adesso vediamo il Borussia Dortmund a che punto è nella classifica, certo, e nelle parti basse, anche se stranamente in Europa fino adesso si è difeso molto bene passando il turno. Quindi tu pensi che il Bayern possa rivincere il campionato? La Bundesliga? Ma io come penso si dice, che se non lo dovesse vincere dovrebbe fare mea culpa, mea grandissima culpa, perché lo può perdere solo lui. Così, non è che tu leggi le stelle, però a sensazione la Champions potrebbe vincerla una squadra tedesca oppure può essere nuovamente di una squadra spagnola? Io penso che sarà una finale che si discuterà molto probabilmente tra Germania e Spagna. Germania e Spagna, esatto. Alemania e Spagna. Esatto, un'altra volta. L'Italia purtroppo, io penso che la Juventus arriverà fino a un certo punto, ma non credo. Beh, arriverà lì dove potrà arrivare, fino speriamo ai quarti, più a lungo forse, possibile, certo. Anche perché sono sempre introiti che fanno bene alle casse. E chiaramente fa anche bene alla morale. Vedere una squadra italiana, sia la Roma, la Juventus, ti dirò che quando c'è una squadra italiana che gioca in Europa, io arrivai 3 anni, quando fu 4 anni fa, a tifare per l'Inter in Coppa Champions. Io, Juventino, che tifo per l'Inter. Certo, però, va bene, sono sempre squadre italiane. È una squadra italiana che chiaramente rappresenta tutta l'Italia. Quindi fui anche contento che avesse vinto contro il Bayern. Quindi questo lo voglio dire soprattutto a quei romanisti o a quei juventini che possibilmente spesso e volentieri si rimbeccano. Quando c'è una squadra in Europa bisogna sempre tifare per la squadra italiana, quindi romanisti, quando gioca la Juventus in Champions League tifate per la Juventus, ma juventini quando gioca la Roma in Europa League non tifate per l'avversario perché sarebbe vergognoso. Veramente vergognoso. Antonio, riscopriamo invece degli aspetti della tua vita. Tu sei diventato cuoco, ma io non ricordo questa passione che tu avevi per la cucina in modo particolare. Hai fatto degli studi particolari, suppongo, oppure è stata una casualità? No, casuale no. È sempre stato il mio hobby, il mio primissimo risotto di champignons, lo avevo 10 anni quando l'ho cucinato, era pure buono. Praticamente dopo la maturità classica presa al Cutelli e 3 anni persi a Villa Cerami, ebbe l'opportunità di frequentare l'istituto di stato alberghiero di Giarre, che era il secondo in Sicilia,
oltre a quello di Palermo, adesso ce ne sono che crescono. Sì, adesso ce ne sono diversi. E praticamente ogni giorno prendevo l'auto, mi alzavo al mattino presto, prendevo l'auto, poi andavo a Giara, ritornavo. Presi la qualifica e il mio primissimo, nel 1980, il mio primissimo lavoro da cuoco fu a Londra. Sì, tu andassi a Londra. Sì, andai a Londra. Poi seguì la Svizzera a diverse stagioni e quindi poi la Germania. Tu sei all'estero già da diversi anni, detto già nell'80 eri a Londra, poi le varie vicissitudini ti hanno portato in Germania. Hai avuto anche un momento di saudade, ma io penso una cosa, in Germania sicuramente una nazione molto inquadrata dove funzionano tutti i servizi, non è purtroppo come da noi dove tanti servizi non funzionano, però con un clima completamente diverso rispetto al nostro e sicuramente una mentalità diversa alla nostra. Ti manca tanto l'Italia e la Sicilia in modo particolare? Ma a me della Sicilia mi manca il mare, mi manca il sole, mi manca, che ti posso dire, ossia, la gastronomia. Ci si abitua. Però chiaramente quello che non condivido, non ho mai condiviso, anche per questo andai via dall'Italia, è il modo di fare, il modo di pensare, quel modo che purtroppo tutti noi non dovremmo seguire, essere un po' più seri, essere un po' più precisi, essere un po' più coerenti con quello che facciamo, con quello che diciamo. E quindi, visto e considerato che c'è questa recrudescenza di immigrazione, di questi giovani, una volta i nostri nonni, i nostri avi se ne davano all'estero con la famosa valigia di cartone, adesso questi giovani se ne vanno all'estero, soprattutto a Londra, con un titolo di studio, spesso con una laurea, e sono costretti ad andare fuori. Tu cosa, come la vedi? Cosa ne pensi? Sei dell'idea che un giovane, che la patria di un ragazzo, di un giovane, è dove c'è il lavoro e non dove si nasce? Io sono dell'idea che se hai studiato tanto, se hai fatto tanti sacrifici per conseguire un titolo di studio, devi, è un dovere rispetto non solamente a te stesso, ma a tutta la tua famiglia, tutti coloro che ti hanno sostentato e ti hanno dato una mano per arrivare al punto in cui sei. Perdere tutte queste opportunità cercando di arrabattarsi con dei lavoretti o magari con del lavoro nero, non facciamoci tanto male, davvero. Lo so che non è di tutti lasciare la propria famiglia, lasciare la propria terra, il proprio sole, però ne va della propria vita, della propria esistenza. Della propria vita, hai detto giusto. Inutile dire propria carriera, della propria esistenza, della propria vita, perché allora concordi con me che è la patria di un essere umano dove c'è un lavoro. Dove c'è il lavoro, dove stai bene, dove ti senti cittadino, anche se straniero. E la Germania tu la consiglieresti? Visto che tu hai già un'ampia esperienza stranamente arrivato a questo proposito di questo discorso, sono tanti che desiderano andare in Germania, soprattutto nei paesi del terzo mondo, e chiaramente non hanno vita facile, perché non è molto facile riuscire ad avere un permesso di soggiorno. Io lo consiglio soprattutto di sfruttare quello che abbiamo in Europa, abbiamo un mercato europeo. Non abbiamo bisogno quasi neanche di un passaporto, che quando ho saputo costa farselo fare. Costa, sì. Basta semplicemente la carta d'identità, vai all'estero, non deve essere forza Germania, può essere anche Belgio, può essere anche Francia, può essere Inghilterra, può essere Scandinavia. Può essere Irlanda. Può essere Irlanda, può essere Islanda. Chiaro che sono dei paesi nordici dove solamente a pensare a quello che succede, quello della temperatura invernale, che ti diventa piccolo piccolo. Però, come ripeto, è l'esistenza. Se devo fare dei sacrifici, se devo, tra virgolette, farmi sfruttare, cose che all'estero non funzionano, non esiste. Non esiste. Beh, allora vado da uomo libero in un paese del mercato europeo invece di farlo schiavo qui a casa mia.
Antonio, abbiamo ormai pochissimo tempo, stiamo per concludere la trasmissione, veramente tre quarti d'ora sono volati. E ritornando un po' nel clima del programma Sport e non solo, abbiamo parlato di non solo, ma abbiamo parlato anche di sport. Io vorrei che tu mi citassi due sportivi che tu ami particolarmente, uno tedesco e uno italiano, i primi che ti vengono in mente, ossia quelli che... E spiegare perché fai il nome dell'uno e dell'altro. Allora, il nome dello sportivo tedesco è Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer perché non solamente per me, ma per ogni sportivo tedesco, è il non plus ultra del calciatore, che ha avuto non solamente la capacità atletica di ricoprire uno tra all'epoca più difficili ruoli, che era quello del libero, ma anche quella visione di gioco che lo portava spesso e volentieri a fare l'ultimo passo, l'ultimo assist, ma anche a segnare. Ma poi era anche un galantuomo in campo, se ricordo. È sempre stato un esempio, e questo dovrebbe essere ogni sportivo che fa che gioca attivamente, uguale se calcio o atletica. Fu fra gli idoli dei Cosmos di New York, riuscì dopo averla vinta nel 74 la Coppa del Mondo, riuscì a vincerla 24 anni dopo nel 1990, come allenatore. 26 anni dopo nel 1990 come allenatore, uno dei pochissimi calciatori o uomini di sport che hanno vinto la Coppa del Mondo sia come da giocatore che da allenatore. Ed è quando il Bayern Monaco negli anni 90 aveva bisogno di un allenatore che la risollevasse dai problemi in cui era caduta, c'era sempre Beckenbauer che arrivava e li faceva vincere lo scudetto. Antonio, un nome italiano invece? Pietro Mennea, senz'altro Pietro Mennea. Pietro Mennea perché è un uomo del sud, è uno sportivo umile che si è fatto da sé, una specie di Rocky del sud d'Italia. Benissimo. E noi abbiamo conosciuto un Rocky della vecchia radio, Antonio Lombardo, ex speaker radiofonico, cuoco in Germania, nonché cultore di sport tedesco e italiano. E salsero. E salsero, questo lo dobbiamo sottolineare. Che io ringrazio tantissimo, Antonio, è stato veramente un piacere non solo avere rivangato i tempi che furono, ma averti proprio qui in studio per tutte le cose che ci hai raccontato. Ti ringrazio, naturalmente... Armando, è stata per me anche una sorpresa essere stato invitato, che ho davvero goduto. Almeno spero che ti rimanga questo ricordo quando tu torni in Germania, ma ci vedremo sicuramente nei tuoi prossimi viaggi. Senz'altro. Grazie ad Antonio Lombardo, grazie a tutti per averci ascoltato, noi ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao. Ciao. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi,
materiale edile. Strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundowns, don't you know?